Benvenuti in stamperia, io sono Roberta Feoli De Lucia e sono qui oggi per raccontarvi velocemente quello che faccio ogni volta che provo a stampare una mia matrice. Oggi lavoreremo con una punta secca. Nella punta secca il risultato si ottiene incidendo direttamente sopra una matrice. Inoltre ho dei segni tanto evidenti perché sarà utilizzato anche un bulino, che è uno strumento specifico che taglia il rame in una maniera elegantissima e forte e mi dà questa sensazione, questa profondità del nero. Tiro sulle maniche, lego i capelli, ho il mio camice da lavoro, cosa fondamentale per ogni stampatore, e vado a lavorare. L'inchiostro che utilizzo solitamente è un inchiostro, si chiama Aqua ed è al momento l'inchiostro meno pericoloso, meno tossico presente in commercio. Cerco di avere in stamperia materiali che rispettino il più possibile chi lavora qui e l'ambiente che ci circonda. Questo inchiostro mi permette tra l'altro di modificarne le densità a mio gusto e io di solito uso un macinapepe per macinare del carbonato, che mi aiuta a rendere l'inchiostro un po' più denso, un po' più forte. E questo tipo di soluzione varia a seconda della tecnica che affronto, la tecnica che voglio stampare. Utilizzo un cartoncino semplicissimo di pochi millimetri per stendere l'inchiostro. Spesso si usano delle spatole di plastica o di altra storia, io uso qualcosa che poi posso riutilizzare in altro modo, tipo il cartone, che posso usare anche più volte. Non tocco mai direttamente la mia matrice, la rispetto, quindi uso un altro foglio di carta per tenerla ferma mentre inchiostro e gioco spesso con i cerchi. Inchiostro stendendo il mio nero con dei cerchi e con delle onde. Nella mia idea da stampatore, l'onda ed il cerchio sono la soluzione a tantissimi problemi. L'eccesso che ottengo sulla superficie lo rimuovo con un tessuto non tessuto, lo stesso che si usa talvolta per ricoprire le piante o le auto d'inverno. E sempre con il mio gioco della rotondità del cerchio, provo a rimuovere l'eccesso. L'eccesso vuol dire quell'inchiostro in più che ricopre tutta la superficie e non mi permette di vedere i segni. Quando comincio a rintuire il colore originale del metallo, passo alla miglior carta che esista al mondo per rimuovere l'ultimo strato di inchiostro, che è la carta dell'elenco telefonico, che ormai è una cosa preziosissima per me. E invito tutte le persone che abitano intorno qui nel quartiere a regalarmi tutti gli elenchi telefonici possibili perché è veramente la miglior carta. E sempre con due mani e mai usando la stropicciata, ma sempre liscia, vado quasi a massaggiare la superficie per rimuovere appunto questo eccesso. Ed immediatamente posso anche già iniziare a vedere tutte le parti che meritano o meriteranno di essere maggiormente pulite. Uno dei cavilli del mondo dell'incisione sono i bordi. Per quanto voglia lisciarli, intagliarli e migliorarli, il bordo catturerà sempre dell'inchiostro. E quindi consiglio sempre di dare un'ultima passata più attenta ai bordi delle nostre matrici. Pronta per la stampa, mi sposto verso il torchio. Posiziono la mia matrice per quanto possibile centrata e pulisco velocemente le mani perché appunto con questi inchiostri inoltre sporco meno e posso ripulire velocemente il piano di lavoro, la matrice e le mie stesse mani, che è un miglioramento del lavoro dell'incisore e dello stampatore incredibile. E adesso quello di cui ho bisogno è la carta. La formula magica della stampa d'arte è questa, una matrice sul quale amiamo, della carta che abbiamo trattato molto bene ed adatta all'incisione, e un torchio che possa regalarmi la giusta pressione per realizzare la mia opera. La carta è stata precedentemente bagnata
quindi ha trattenuto una certa umidità. Il fatto di essere bagnata fa sì che la pressione abbia il giusto esercizio tra le linee incise per aiutare la carta a catturare l'inchiostro. Posiziono sulla matrice e inizio la stampata. Stendo il feltro per versione da incisore. Gli incisori hanno molte perversioni vere e proprie, fissazioni. Chi usa un feltro, chi ne usa due, noi abbiamo uno di protezione qui in stamperia, uno leggermente più morbido per accogliere la pressione e uno più duro che aiuta ad unire il tutto. Muovo la macchina, le braccia spingono il piano verso la pressione del rullo. Ci tengo a precisare che spesso vedo persone che girano il torchio in questo modo. Per me quelli sono dei pirati della stampa. Io preferisco essere uno stampatore, quindi cerco di essere in parallelo con le braccia della macchina, di tenere la stessa velocità per quanto possibile e di lasciare che la pressione stampi per me. La lingua della macchina si allunga e mi porta a svelare la mia stampa. Ed è così che una matrice in metallo si trasforma per pura alchimia e meccanica in una stampa d'arte. Vi ringrazio per avermi seguito in questo velocissimo frangente e spero che vi abbia incuriosito e che cerchiate il più possibile di saperne qualcosa di più preciso riguardo alla stamperia, alla stampa d'arte e all'incisione. Grazie.